Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Agromoderni e siamo qua in una nuovissima puntata di Italian Farm. Ci siamo lasciati nella scorsa puntata con la promessa di iniziare il trinciato, l'insilamento. Ebbene signori, è arrivato il momento di farlo. Ma come vi avevo già preannunciato, c'è qualche piccolo problemino con la nostra Class Jaguar 880 che è rimasta lì sotto la tettoia per un sacco di mesi, in realtà nel gioco per più di 2 anni, ma non funziona signori, non funziona, abbiamo dei problemi tecnici. Quindi dopo che il meccanico aziendale qua con il suo Renault ha cercato di far di tutto, vedete qua c'è il compressore, abbiamo prolunghe, olio, additivi, abbiamo di tutto, oh, ci ha provato di tutto, guardate qua c'è anche la maschera. Ci abbiamo anche la maschera per saldare, nulla, non riusciamo a trovare soluzione. Bene, la soluzione migliore per non perdere tempo, perché vi ricordo che l'agricoltura è fatta di tempi e bisogna starci dietro per non perdere tempo, signore. La soluzione migliore, visto che era una trebbia vecchiotta, è venderla e comprarne una nuova. Abbiamo trovato una grande offerta e quindi oggi, signori, andiamo ad acquistare una nuova trincia, andiamo ad utilizzarla. Probabilmente non basterà una sola puntata per il trinciato. Perché? Perché vedremo tanti mezzi, tante cose nuove. Quindi aspettatevi magari più di una puntata. Ma direi quindi di non perdere tempo, come al nostro solito. Quindi andiamo subito a preparare una piccola carovana, perché dobbiamo andare su con un bel po' di mezzi ad attaccare attrezzature. Il primo mezzo che andiamo a prendere è il nostro John Deere 4955. Mi avete fatto notare che Agro tante belle parole: no, il modello da 200 e passa cavalli non va bene perché è troppo. Poi alla fine ho comprato questo per sbaglio, ma ho comprato un modello più potente e me l'avete fatto notare nei commenti. Scusate, non me ne ero accorto. Infatti lo tirava molto 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 bene il ripuntatore dell'Alpego. Dicevo, strano, giusto 190 cavalli. Invece no, abbiamo preso il modello da 200 e passa. Ma va bene anche così, non è che ci schifiamo questi cavalli extra. Lì vedete già qualcosa che vi dà un presentimento di cosa faremo. Ma per il momento nada. Allora io direi che questo lo mettiamo come aprifila. Ok, e ci fermiamo qua. Spegniamo un attimo al momento, tanto non ne abbiamo bisogno. Mi metto un po' di velocità alle gambette, alle scarpette, così andiamo un po' più veloci. Allora, qua ci servono tutti e due, quindi prendiamo il 180-90, che tra l'altro preparo già, perché il 180-90 ci serve al momento per portare via la nostra trincia, per non farla proprio, per dargli un addio un po' come si deve. Oppure no? No dai, direi che la carichiamo sopra. Momentaneamente la carichiamo qua sopra. Ok, vediamo un attimo, riattivo un attimo gli add, perché non mi ricordo mai quali sono. Con 7 extra menu. Ok, la season ci copre un po' qualcosa, ma io posso intravedere. Tasto numpad 4 per non so bene cosa. Vediamo, numpad 4. Ok, toglie le sbarre. E 8 toglie la sbarra là dietro. Right shift, ok. Poi c'è il pianale, ok. Ma se il 4 era quello, no. Il 6 no. Ok, il 7 era le altre sbarre. Perfetto. E a rigor di logica il 9. No, il 9 non fa nulla. Ok, adesso scusatemi, devo riattivare un attimo gli effetti grafici. Ok, perfetto. Perché purtroppo ancora dal tutorial della shader ho lasciato impostato i tasti del numpad come selettore dei vari effetti grafici della reshade, della shade revamped, qualcosa del genere, quella che utilizzo io. Ma mi sono appena dimenticato come che si tira giù. Allora, right shift più 7. Quindi right shift più 7 e si apre là dietro. E poi con X va così. Perfetto. Magari ormai aspettate. Tiro di nuovo un po' su, così mi sposto un pelo. Voilà. Così lo tiriamo. Questo è il pianale Fattori, molto molto carino, più carino del pianale così che avevamo già, non mi ricordo neanche più. Ok, saliamo sulla nostra robetta qua. Accendi il motore, vedete che abbiamo dei problemi. Ok, lo dobbiamo accendere 2 volte. Non va, signori. Vai, ci siamo? Sì, ok, ci siamo. Perfetto.
Purtroppo la season fa questi effetti qua, abbiamo problemi di manutenzione e non riusciamo a sistemarlo. Ok, è molto molto larga, ma è una trincia giustamente. Ok, direi che va bene. Magari un pelo più indietro così equilibriamo un po' il peso sulla ruota e non lo sbilanciamo troppo. Ok, saliamo qua. E qua dovrò... No, no, vabbè, non si legano i mezzi, giustamente. Quindi va bene così. Ok. C'è qualche artefatto qua, vedete? Ora mi sono bloccato. Bene, questa trincia non ci porta molta fortuna. Guardate. Dai, fammi... Mamma mia, mamma mia. Intanto ci sono di quei bug veramente che... Perfetto. Ora andiamo a prendere un altro mezzo, perché signori, ve l'ho detto, dobbiamo fare una carovana che è proprio assurda. Così, nel mentre, molti di voi mi chiedono ogni tanto fai una puntata dove fai vedere tutti i mezzi. Questa è la puntata dove faccio vedere quasi tutti i mezzi. Prendiamo il Ford TV. Voilà, oggi mettiamo in campo un po' di mezzi, eh. Giusto un po', eh. Giusto 2-2-2. Allora, qua devo ancora prendere qualcosa? No, però devo andare di qua. Perché di qua invece sì, devo andare a prendere ancora lui. Abbiamo il nostro Same Galaxy. Mettiamo i trasporti tutti i mezzi più veloci, penso che l'abbiate capito. Più veloci e più potenti allo stesso tempo. Il Ford non è tanto veloce, ma ci serve per un'altra cosa, non per i trasporti, quindi... Ok, perfetto. Ora vado direttamente con lo Shift, qua abbiamo la nostra Fiat Tag che non ci serve, qua siamo qua. Eccolo qua, anche, mi serve anche lui. Tra l'altro, non ve l'ho fatta vedere forse l'altra volta, ho comprato questa botte qua per il carburante, perché lavorando col Cruiseplay, soprattutto col ripuntatore e con la trebbia della Fiat Agri, quando ci sono i campi grossi fa andare un sacco di carburante, perché il serbatoio suo non è gigantesco rispetto a un'altra trebbia. Lei va lenta, su farming conta molto il consumo orario, e quindi per la fine consuma un sacco. Cioè, in percentuale ovviamente, non come litri, perché poi penso che una trebbia di quelle nuove, ma comunque con molti più cavalli, magari consumerebbe anche di più. Però il problema è che appunto c'è un serbatoio ridotto. Devo ancora prendere qualcosa a qualcuno? Direi di no, il Lamborghini non ci serve. Questo al momento non lo prendo, il Fiat 1300. O lo prendo? Potrei prenderlo, potrei non prenderlo. Non lo prendiamo per il momento, se ci servisse poi lo andiamo a prendere dopo. Anzi sì, lo prendo, scusate. Ho cambiato idea, lo devo prendere perché torno giù con il rimorchio del Fiat Agri, quindi sono obbligato a prenderlo. Ok, perché volevo attaccare anche al 180-90 un rimorchio, però visto che c'è il Fattori, sono obbligato ad avere un altro trattore. Tac, signori. Solo io. Cioè, non ho mai ribaltato. Mamma mia, mamma mia. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole, non ho proprio parole. Solo Gromoderni riesce a fare sti fail. Non c'è neanche collision qua. Sì, adesso ce l'ha, se l'ha inventato solo adesso però. Senti, non sfasciamo anche la cabina dell'Explorer. Non ho voglia di ripristinarti, dai. No, don't try this at home, ragazzi. Ok. Perfetto. Mamma mia, che figo. Cioè, ho poi solo preso l'angolo, eh? Cioè, no, nella realtà ti saresti sfasciato alla grande, anche, mi sarei sfasciato alla grande, anche perché parliamo, non so, adesso non so, non ho visto, nel video si vedrà quanto andavo, probabilmente andavo ai 25-30 all'ora, quindi è normale. Ok, allora, saliamo sul nostro aprifila e si va. Spostiamo velocità di marcia massima, 43 km/h con questo. Accendiamo il lampeggiante così anche i nostri followers. E qua si può dire che sono follower, effettivamente. Stiamo un po' più larghi, così magari riesce anche a passare a rimorchio, che è quello che mi interessa. Sì, è passato, perfetto. Passa il rimorchio e passano anche tutti gli altri, no? Noi, non so da voi, da noi in piemontese... In piemontese, in realtà non so neanche dire beh, passa la testa, passa con la resta, si dice. Cioè, se passa la testa del gatto, passa anche tutto il resto, che poi è un modo di dire che si può dire per tante altre cose. Quindi, in questo caso, se passa il pianale con la trincia, effettivamente gli altri sono tutti trattori, possono passare anche loro. Ho imparato a fare l'altra strada, l'abbiamo già fatto forse nella scorsa puntata, non ricordo, non sono sicuro, mi pare di sì. Provo a farla anche stavolta perché effettivamente è una strada carina. Quindi giriamo di qua. Ok,
Ne abbiamo persi, li abbiamo persi. Ah, perché c'è la salita, quindi rallenta. Perché c'è il Ford che rallenta tutti e poi c'è il Fiat che con il rimorchio effettivamente fa un po' di fatica. Tra l'altro, sempre riguardo a questo trattore qua, mi avete detto che la cabina potrebbe essere fatta, essere stata fatta maluccio, perché alcuni di voi posseggono trattori simili a questo come cabina, tipo la serie della serie 3000, e mi avete detto che effettivamente sì, è stretto, ma non così tanto come l'hanno fatto qua. Normalmente è più arretrata questa parte qua a sinistra. Ok. Ah, e poi svelato l'arcano dell'Alpego, io l'altra volta non mi veniva in mente la parola dissodatore. Effettivamente quello non era un ripuntatore, ma un dissodatore. E alcuni di voi mi hanno detto che in realtà viene chiamato ripuntatore perché spesso chi compra l'Alpego Cracker poi si compra anche ancore diverse, o comunque può equipaggiarlo con ancore diverse. Allora, siamo arrivati qui. Perfetto. Ora ci fermiamo. Mentre aspettiamo che arrivino anche tutti gli altri, qua scarichiamo la micona. Shift 7 X. Perfetto. Aspetto che finisca l'animazione perché non so mai se... Ok, prima che arrivino gli altri, che poi mi occupano il dietro. Oh, eccoli qua. Eccoli arrivati, signori. Sembra una parata. Me ne manca uno alla... Ah no, eccolo lì. Ci sono tutti, ci sono tutti. Ok, la posiamo qua, signori, e andiamo a venderla. Mi spiace non averla usata, magari la rinoleggeremo. La dobbiamo riparare per rivenderla. Ok, e la rivendiamo. Perfetto. Ora, direi subito di comprare la nuova trincia. Alcuni di voi magari lo sapranno già, magari l'ho messa come immagine di copertina. Andiamo a comprare una New Holland FX, serie FX. Ora, il pacchetto che vi lascio in descrizione ha diverse versioni. C'è la versione Fiat Agri, la prima versione FX e la seconda. A me piace personalmente l'ultima versione della New Holland, perché ne ho viste tante già dalle mie parti. In realtà ne ho viste anche della versione intermedia, della Fiat Agri penso di non averla neanche mai vista dal vivo. Quindi così per prenderla la prendo dell'ultima versione. L'andiamo a prendere una versione FX 50, non 600, solo perché sapete già, ve l'ho già detto, prossima annata probabilmente la cambieremo o ne affiancheremo un'altra recente, tipo serie 900 Jaguar o serie 8000 o 9000 della John Deere, e quindi vediamo. Allora, ruote larghe però, ci piace, e le prendo gialle, gli pneumatici, perché ci può stare, secondo me gialli sono molto carini. Quindi andiamo a comprarla. È solo 22.000 euro, cioè la Jaguar 880 ci costa 200.000 euro a momenti. Ok, andiamo a prendere anche la sua testata, che è questa, della Kemper. Perfetto, volevo andarla a comprare, ok. E come colore direi che questo è quello che si addice di più. Andiamo a comprare anche lei. Cioè, a momenti costa più la testata che la trincia, ma ci sta perché la testata è recente, mentre invece la trincia no. Sono bruttini effettivamente gli pneumatici così, ma va bene lo stesso. Ci piace lo stesso, ok. Eccola qua, FX50. Oh, comunque, la bellezza di 500 cavalli, che non sono assolutamente pochi, signori. Per quello che dobbiamo fare noi, basta e avanza. Me la ricordo ancora bene questa... Ho un attimo di laghettino, non so se è la trincia. Me la ricordo bene questa trincia qua. Venivano a fare trinciate vicino a casa mia quando ero piccolo con questa trincia. Tanta tanta roba. In realtà con tutte e due, sia con la 880 che con questa. Sono due trince che ho... Nelle mie zone si usavano davvero tanto. Solo per vedere la situazione gomme. Cioè, sono molto larghe, ma io riesco a salire qua sopra? No. A quanto pare no. Ma se io salgo con il popò, vediamo un po'. Magari con il popò riesco a salire bene. Vediamo un po'. No. No. Quindi niente, la portiamo così. Tanto fai 40 all'ora. Tanta roba, tanta roba. Ok. Portiamoci qui e la fermiamo qua. Sfermiamo qua. Perfetto. Ora si va di acquisti, signori. Acquisti importanti per quanto riguarda i rimorchi. Iniziamo dai più piccoli. Voglio un Bicchi con gomme ruote gemellate, perché no? Quindi compriamo un Bicchi che in realtà avevamo già, ma l'avevo venduto per sbaglio. Poi andiamo qui, prendiamo per ordine di grandezza un Pagliari 514. Perfetto. Che comunque tiene già i suoi 23.000 litri, non male. Poi, Ravizza non lo prendo ancora,
perché me lo tengo in caldo. Ci sono alcuni rimorchi moderni che voglio tenere per più avanti. Pigliamo un altro pagliare, quindi siamo a quota 3 rimorchi. Possiamo prendere tassellate Twin Radial. Le prenderei Twin Radial, quasi quasi. Ok. Perfetto. E allora fatemi pensare. Abbiamo John Deere, Fiat Agri, Same e Galaxy. Quindi ne manca ancora uno. E quell'uno, a sto punto prenderei un Bossini. Bossini, questo qua, l'RA 206, che dovrebbe essere quello che tira di meno. Non voglio esagerare perché effettivamente poi. E questo lo attaccheremo, penso, al John Deere a sto punto, che è il più potente. Ok? E come ultima cosa che ci manca, oh, qua ne abbiamo di cose da comprare, eh? Andiamo a noleggiare, andiamo in tecnologia per balle, signori. Ormai vi faccio questo spoiler. Andiamo a noleggiare la Go Whale, signori. La Go Whale, lo vedremo dopo, è un macchinario che serve per imballare il trinciato e quindi farlo diventare insilato, ma non in trincea, ma in balle, che per noi direi che è una cosa che ci può stare. Dalle mie parti, tanti stanno iniziando a utilizzare questi macchinari, soprattutto le aziende un pelo più piccole, come quella che sarà la nostra per quest'annata. Poi nella prossima cercheremo di aumentare, ma in questa no. Allora, io direi di farla full optional. Cioè premium, la portata massima dei litri, impianto di iniezione additivi, sì, voglio provare gli additivi. Densità variabile no, perché le farò tutte della stessa grandezza. Computer di produzione sì, mi interessa provarlo. HUD di controllo esterno sì. Starter kit non so cosa sia. L'icona è. Ah sì, ok. Starter kit ti dà già un po' di materie prime, ecco. Richiesta 190 cavalli, noi ci attaccheremo il Ford che è 190 cavalli giusti. Ok, 27.000 euro di noleggio, ma ci permette di evitarci di utilizzare le trincee, via dicendo. Allora, andiamo a vedere. Wow, un po' di laghettino, eh. Allora, abbiamo la Go Whale, ok, e c'è anche la roba del starter pack, queste cose qua, o no? O saranno tipo davanti, che magari è finito lo spazio, no? Perché ogni tanto lo shop qua fa degli scherzetti. Vabbè, iniziamo a fare le accoppiate. Allora, tu vai sotto il Bossini, che tra l'altro è molto 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 sexy, ci piace questo Bossini. Vi ricordo come al solito che tutte le mod sono pubbliche, trovate il link in descrizione. No, 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 tu fermati. Tu fermati. Perfetto. Ah, mi sa che abbiamo qualche problema, giusto? Perché non lo attacchi lì? Uffa. E io quello però non posso regolarlo. Allora aspetta, proviamo a vedere se abbiamo qualche altro rimorchio che può andare. A sto punto lo andrei ad attaccare qua sotto. Ok, qua ci piace. Quindi lui starà sotto al pagliari. Tra l'altro è un aerone. No, questo non è un serie airone, no, però tanta roba. Scusate se non ho lavato i mezzi, ma come vedete siamo molto 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 di fretta. Cioè ho appena finito di ripuntare campi, un sacco di cose fatte da fare. Ok, ora secondo. Ah, tu sei abbastanza inutile, eh? Sentite come canta questo 180-90, mamma mia. Ok, probabilmente il Bossini a sto punto va sotto il 180-90. Mi sembra più che legit. Poi il Ford ce lo portiamo. Tanto stacchiamo dietro gli altri, che se non ci seguono tutti. Lo attacchiamo alla Go Whale, che è un mostro assurdo. Ok, perfetto. Infatti si sente già la pesantezza. Guardate che sforzo che sta facendo, 20 km orari. Adesso prendiamo il Ford. Scusate, il Ford, il Same, mi sono sbagliato. Tipici lapsus da agromoderni. Ok. Perfetto. Tra l'altro, ragazzi, fra poco mi arriverà anche la scheda video nuova, così ci saranno un po' di novità golose anche sulla qualità dei contenuti, ci sarà nuovo farming, tanta tanta roba. Che okay, qua si collega alla grande, quindi direi che va più che bene. Per il momento lo porto giù, ma volevo attaccargli forse l'altro. Forse lo voglio attaccare al Fiat Agri. Quindi mi conviene che questo per il momento lo attacchiamo al Fiat. Perché poi a questo ci andavo ad attaccare il 514.
Vedete che sono rimorchi, in realtà non sono proprio old school perché sono rimorchi ancora, se non sbaglio, tuttora in produzione questi pagliari qua. Però comunque sono linee carine, già che richiamano un po' lo stile di qualche anno fa. E poi momentaneamente ci andrò ad attaccare il Fiat 1300 a questo Bossini, perché come vi ho detto in realtà questo Fiat non lo utilizzeremo per i trasporti, lo utilizzeremo solo ed esclusivamente, ah tra l'altro anche lui c'è il problema dell'aggancio, spero che sia un problema d'aggancio che sul Fiat Agris non si presenti, altrimenti ce l'abbiamo un po' nel secchio. Allora, scia vicina, ok, bene, e ora è giunto il momento di partire, vediamo se riusciamo a non far danni. Prima cosa, accendiamo per tutti i lampeggianti, che casino. Ora voglio vedere se qua la manovra come me la fanno, perché la vedo un po' stretta, eh. Vado un po' più lento così, più che altro la Gove è quella che mi spaventa. Potrei anche decidere di tenere... Ok, la Gove l'è passata, perfetto. Qua abbiamo un contachilometri digitale molto molto grosso, ce l'hanno fatto per chi si è dimenticato gli occhiali a casa, cioè probabilmente se io mi tolgo gli occhiali comunque riesco a leggere lo stesso i chilometri orari, ecco. Allora, passiamo di nuovo da strada qua perché ci piace, vi ho detto che ci piace. Io faccio i 40 km orari, ma vi ricordo che abbiamo sempre dietro il Ford, che tra l'altro è anche carico a sto giro, quindi ogni tanto rallenteremo un pelo per farlo recuperare, tipo adesso andiamo ai 16 km orari, 17, portiamoci tipo ai 25, così lui può. Qua io non freno perché mi sembra una buona cosa, ma c'era uno stop ma noi non l'abbiamo rispettato, non lo rispetterà neanche tutta la colonna. Tra l'altro, molti di voi avranno visto che siamo ancora in estate, ma io non lo sapevo, l'ho scoperto poco fa, non importa la season mode se devi trinciare che stagione sei, l'importante è che sia cresciuto in foglia, addirittura si può trinciare in foglia verde, io non lo sapevo, infatti adesso lo trinceremo in questa fase qua che è già abbastanza giallino il mais, però va bene lo stesso. Questo campo tra l'altro è anche nostro, il 37, potremmo iniziare da questo, vedremo, per il momento andiamo in farm, adesso gli do una bella accelerata, tanto qua è tutto dritto, 40 all'ora, scivola, Martin Garrix, ok, si è incastrato il Ford. Era prevedibile, l'ho fatta un po' stretta effettivamente. Ok, piano piano. Buono, ups. Perfetto. Così va più che bene. Tu, come accoppiata, mi piaci? Sì, mi piaci abbastanza. Chi rimane, rimane lui. Io spero vivamente che si attacchi. Ora, questo lo andiamo a posare. Per il momento lo poseremo qua, senza motivo, ok. Ci giriamo, dov'è che dobbiamo andare? Qui, perfetto. E andiamo ad attaccarlo. Oh, sì, sul Fiat Agris va. Mamma mia, la coppietta giusta. Mamma mia, la coppietta giusta. Ok, perfetto, perfetto. Ci giriamo, è molto molto grosso, Tanta roba, è davvero grosso. Cioè, per carità, ho visto di peggio, ho visto, tra l'altro c'è un video che uscirà fra poco, lo vedrete, il trinciato con Aime, registrato con l'azienda, anzi il terzista Aime, vedrete delle accoppiate che forse sono anche peggio di questa, quindi capisco che magari ci potrebbe anche stare, però mi sembra abbastanza sproporzionato rispetto magari a questa accoppiata che invece è molto, 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 molto affiatata, ecco. Allora, direi che partiamo con la New Holland e il John Deere. E andiamo a trovarci il nostro primo campo. Quindi si parte, signori. Non vedevo l'ora di iniziare a trinciare. Quindi, veloci come un razzo. Ok, circuito di 1000 valvole. Tra le stelle sprinta e va. Ok. È uscito, vedo dalla minimappa che è riuscito a passare il nostro John Deere. Ok, direi che passiamo in questo campo qua. Anzi, vi faccio vedere come farei l'apertura io con la Follow Me. Allora, prima di tutto apriamo la testata, che tra l'altro è molto carina come testata, mi piace. Poi apriamo il tubo,
catodico. No, scherzo. Non so se ha degli C. Ma non penso. No, non mi pare che ne abbia. Stacca su, mi abbassa. No, non ha i C questa trincia qua. Vediamo se da fuori ha qualche funzione, ma mi pare di no. No, non ne ha. Però ci sta come... poi effettivamente come modello e via dicendo. Ora, per aprire io farei una cosa del genere. Faccio... tengo premuto Shift, quindi seleziono, e lo faccio avvicinare. Vedete, distanza dietro 10 metri, li metto 5 metri. Ora, attivo la trincia. E andiamo a fare un po' di trinciato, signori. Che non va perché... perché non va? Perché lo devo avvicinare. Allora facciamolo fare così. Aspettate, Ok, ci siamo, signori, ci siamo. L'abbiamo trovata. C'è. Ok. Era troppo distante, non ha abbastanza getto questa trincia per poter fare l'apertura come pensavo io. Ok. Perfetto. È un po' irrealistico per il fatto che, come vedete, beh, il trattore poi alla fine va a pestare molto, però ci sta ancora. Allora, una cosa che volevo dirvi mentre noi andiamo avanti a trinciare è che molti di voi mi chiedono fin dall'inizio di questa seconda stagione di aggiungere dei landini. Ragazzi, se mi dite, se mi trovate voi la mod del landini, lo aggiungo molto volentieri perché mi piacerebbe aggiungerlo. Il fatto è che io di landini ho trovato solo due mod. Ho trovato un landini, vabbè, lo conoscete probabilmente, il serie 6, mi pare sia il 6.175. Ok, riesce a passare lo stesso? Grande. Okay. Mi pare sia il 6. Adesso facciamo noi, c'è un'altra cosa. Scusate, ma... ok, vediamo se va un po' meglio. No, non lo becca. Ah! Che fail. Vabbè, ragazzi, mi dispiace per voi, vedrete che... una scena molto raccapricciante. Ok. Vabbè, non lo stesso. Stavo dicendo che di mod io ho trovato il 6.175, che però è recente, quindi l'avrei aggiunto, ma fra qualche puntata, cioè quando iniziamo a comprare mezzi moderni. Tanto qua stiamo spaccando tutto, spacchiamo tutto. Qua c'è anche una balla, abbiamo trovato una balla superstite. E poi come altra mod ho trovato tipo un 14.500, che però purtroppo è fatto maluccio, cioè è un Massive Ferguson reskinnato un po' male. E non ho altre mod dell'Andini, se non un cingolato che magari aggiungerò ma più avanti. Quindi se voi riuscite a trovarvi una mod ben fatta dell'Andini, l'aggiungo ma proprio volentieri, ma proprio subito, anche nella prossima puntata già. No, la prossima no, perché la registro adesso, il continuo di questa puntata. Però avete capito il senso, cioè l'aggiungo subito appena mi mandate il link. Adesso voglio solo capire a che velocità andiamo, perché mi sa che andiamo ai 10 all'ora. Sì, torno ai 9, perfetto. Ok, no, non basta, devo andare più vicino. Ha proprio un getto corto, questa trincia qua, quindi fate attenzione. Vorrei fare anche l'apertura del campo, ma lasciamo stare a sto punto, perché se ha un getto così corto devo farmela tutta in retro e devo anche essere molto molto bravo a stare molto molto vicino e non rischiare. Non scrivere mentre guidi. Ok, perfetto. Vai, Dai, è tutta. Ok. Perfetto. Siamo già al 70%, di trinciato se ne produce abbastanza. Poi vabbè che... questo chi ha l'azienda lo sa già, il giro attorno non è una cosa che penso che i Fabbing abbiano messo, ma il giro attorno vale molto più delle passate interne, proprio perché le piante, pensate, le piante di mais quanto sono alte, quanto sono sovrapposte, ovviamente quelle che hanno la fortuna di stare sul bordo, quindi si beccano tanto sole in più tutto l'anno, effettivamente poi producono molto di più. E quindi effettivamente quando uno va a fare il giro attorno capezzani deve stare attento a non perdere nulla, perché quella è la parte in cui si produce tanto, ecco, vale molto di più. Adesso non ricordo, mi pare che sul mio libro
sul mio libro di agronomia ci fosse anche scritta una stima su mais di quanto di più, adesso non ricordo quante volte di più vale rispetto a una passata al 100. Ok, giusti giusti signori, 100%, quasi, 100%. Ok, ci muoviamo, io direi che facciamo ancora un carico e poi ci salutiamo, perché spero di riuscire a fare abbastanza tagli, sennò questa puntata viene veramente non lunga, un po' di più, un po' di più. Vi chiedo scusa, la scorsa settimana è uscita solo una puntata, ma purtroppo non sono riuscito a registrarla, perché magari vi farò anche un vlog più avanti. Agromoderni, come Agromoderni, si sta evolvendo. Non ve l'ho detto, ma Agromoderni adesso è riconosciuto dalla legge come azienda, cioè Agromoderni adesso ha la partita IVA, perché ho dei progetti molto belli, che in realtà son già a buon punto. Lo so che non ve ne ho parlato perché sapete, mi conoscete, molti di voi mi conoscono, sanno che se io dico ok faremo questa cosa, poi c'è il 90% di possibilità che quella cosa non venga fatta, quindi non ne parlo, così voi non lo sapete finché non è pronto. Comunque stavo dicendo che adesso Agromoderni è a tutti gli effetti un'azienda, ed effettivamente sto lavorando a dei progetti belli, interessanti, di cui vi parlerò più avanti. E quindi nel weekend, io durante la settimana studio all'università, e poi nel weekend devo lavorare e in più fare video su YouTube. In più, se riesco, magari mi vedo anche con i miei amici, sapete com'è, sono smatto solo a studiare e lavorare settimana dopo settimana. E quindi tanta roba, ma allo stesso tempo devo darmi da fare. Allora, vediamo un attimo, c'è mica qualche sponda aggiungibile? No, sembrerebbe di no. Ok, allora qua facciamo un'inversione che non è un'inversione. Mettiamo già il cruise control alla lunghezza giusta, mettiamolo a 9 per il momento. Dai è tutta, adesso per fortuna dovremmo aver già il giro fatto, quindi siamo a posto. Ah, devo allungare il passo, se no non riesco a star dietro. Vabbè, ma scusa, io qua dovrei riuscire in qualche modo ad avvicinarmi abbastanza. Ok, così dovrebbe andare bene. Perfetto. Il plane è diverso, probabilmente è perché è una mod riciclata. Qua tanto tu non stai trinciando, non so se lo sai, non so se te l'hanno detto, ma qua siamo già passati. E va bene, quindi farò... adesso lui prende qualche pianta qua e là, ma purtroppo utilizzando il cosplay sono obbligato a seguirlo. Allora, allunghiamo un po' il passo, magari. Ok, rincontriamo la nostra amica Balla, che spero venga sparaflesciata via. No, abbiamo deciso che ci piace, ce la portiamo fino in fondo. Ok, allora portiamoci sui 10 km/h. E non so perché ho tolto la Inspector Mod. Vabbè. Ok, facciamo un po' vedere anche gli interni, cioè la visuale dall'interno. Questi specchietti sono abbastanza inutili posizionati così, non vedo una mazza. Vabbè, posso vedere così. Carina, però. Dai, mi piace questa FX. Forse addirittura sarebbe stata meglio la versione vecchia. Ho cambiato forse un po' idea. Un po' mi sono pentito di aver preso l'ultima versione esistente. La serie 10. Non lo so. Cioè, anche questa non è male, comunque. Tanta roba. Allora. Il rimorchietto questo qua è un po' piccolino, ma ci sta. Ci sta. Tra l'altro ditemi ragazzi se secondo voi... Ah, devo spostarmi un po' così magari la balla la facciamo fuori. Ok. Ragazzi fatemi sapere se secondo voi dobbiamo tenerli questi rimorchi oppure no. Cioè io li ho comprati perché effettivamente avevamo abbastanza soldi. Non costavano un'esagerazione, quindi poteva starci comprarli. Fatemi sapere. In futuro non so, magari qualche trinciato in più lo potremmo anche fare, Non lo escludo. Più che altro alcuni di voi si staranno chiedendo come mai Agro ne ha comprati così tanti. Beh, perché noi abbiamo campi da trinciare anche molto molto lontani da qui, e quindi siamo obbligati ad avere tanti rimorchi, perché io conto poi o nella prossima o comunque più avanti, o nella prossima puntata o comunque più avanti, di utilizzare anche il nostro amato Curseplay, signori, perché così mettiamo al lavoro tutti e quattro i rimorchi che vanno su e giù. Tanta roba. Va bene, tornando alla farm, così io vi ringrazio tantissimo per la visione. Se questo primo episodio sulla trinciatura vi è piaciuto, fatemelo sapere con un bel like. Mi raccomando, come al solito, mi potete trovare anche su Instagram, dove posto
oltre al fatto che reposto le vostre foto, le vostre stories dedicate all'agricoltura, di quando siete in mezzo ai campi, ma posto anche foto di agricoltura, posto anche foto di altri creator molto molto bravi, di fotografi molto molto capaci, altri agro youtubers, quindi è l'account perfetto per chi di voi ama l'agricoltura e ama anche un po' la fotografia, perché sono foto belle. Io quasi tutte le foto che posto su Instagram me le stamperei, me le appenderei in camera, ma non lo faccio, perché altrimenti col cavolo che riesco ancora a mangiare pane di giorno se devo mettermi a stampare una foto in formato quadro tutti i giorni. Comunque, se questo video vi è piaciuto, appunto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, sia di Italian Farm, ma anche, come vi preannunciavo, anche con il ritorno di AgroRiga. Niente, da Cronoderni è tutto, ciao a tutti ragazzi.